Questo tracciato lungo 3.968 metri è vicinissimo alla bellissima Budapest ed è uno dei più duri per la difficoltà dei sorpassi di tutto il campionato. Le varie squadre devono preparare le monoposto usando un assetto ad alta tenuta di strada, in modo da permettere una gestione ottimale delle tante curve, mentre i piloti devono presentarsi al meglio della forma fisica per evitare dei decadimenti nell'arco del Gran Premio. Importantissime poi sono, proprio per la mancanza di possibilità di sorpasso, le posizioni di partenza. I piloti sono allineati sullo schieramento e si stanno preparando per la partenza. Si vedono le luci rosse. Le luci rosse si sono spente, via! Incredibile! Ha colpito Rubens Barrichello. Ha speronato la macchina che lo precedeva, probabilmente ha perso la concentrazione. Basta un attimo e può succedere un incidente. Ha colpito Berger! Attento! È fuori dalle prime sei posizioni e quindi non ha punti mondiali. E Jean Alesi l'ha sorpassato. Ovviamente ha calcolato male lo spazio di frenata ed ha finito per speronare la macchina che lo precedeva. È terribile, tutti e due fuori gara. Benissimo! Se riesce a mantenersi in questa posizione, guadagnerà anche dei punti mondiali. Guardate questo! Ha colpito Johnny Herbert. Ora è quinto. Ecco il secondo giro. La monoposto al comando sta andando veramente forte. Si è portato in quarta posizione. Ha colpito Michael Schumacher. Indescrivibile! Ha guadagnato la terza posizione. Si sono presi laggiù, vero Massimo? Hai ragione. Non posso crederci! Ha colpito Michael Schumacher! Nella prima parte del tracciato è andato più veloce di tutti. E ora in seconda posizione! Adesso è al comando! L'ordine di arrivo, in prima posizione, numero uno della Williams. In seconda posizione, Heinz Harald Frentzen. In terza posizione, Michael Schumacher. Quarto, Damon Hill. In quinta posizione, Pedro Dini. Sesto, Shinji Nakano. Ultimi tre giri. È il canadese! Massimo, sembrava quasi che avesse toccato, strisciato contro il muro laggiù. Cosa succede? È stato superato da Heinz Harald Frentzen. Si è portato al comando! Ha perso il comando della corsa, ma che peccato! Ancora due giri per lui. Fantastico! Primo, eccolo!
Ha davvero una grande grinta. È giovane, ma il talento va ben oltre la sua età. Siamo al giro conclusivo! Vediamo ora la classifica. Il vincitore della corsa, numero uno della Williams. Il secondo è Heinz Harald Frentzen. In terza posizione, Michael Schumacher. Il quarto è Damon Hill. In quinta posizione, Pedro Diniz. In sesta posizione, Shinji Nakano. Dopo questa parte del tracciato, i dischi dei freni saranno sicuramente rossi. Ed ecco la bandiera a scacchi!